Appena Brescia. Abbiamo l'ospite. Allora, l'abbiamo già l'anno scorso, l'abbiamo riconfermato anche quest'anno, Antonio D'Angelo. Un applauso per Antonio D'Angelo, dai! Ha paura. Che succede? Ecco. Buonasera amici del Picaro, di nuovo quest'anno sono qui alla quartiera della corrida di Verbicarese e grazie a Vincenzo, i miei due precedenti, anche Giuseppe, Vincenzo e Pietro che sono qui, che mi hanno voluto portare qui come solito sul palco. Come state? Tutto bene Verbicaro? Tutto a posto? Sì? Sì? Allora, incominciamo con... Tutto a posto? Tutto a posto? Ah, vi comunico che a settembre sul canale 5 ci saranno... No, fermati. L'ho passato per lui. Basta. No. Mi faccio la pubblicità e come dico... A dove vai? Da Bonolis. Ma quale Bonolis? Il 6 settembre. Devo andare sicuro. No, per favore. Geloso. Io. E allora, perché mi dice per favore? Scusa. Io secondo te... Bravo. Vorrei andare da Bonolis. E tu da Bonolis, ma io ci posso andare perché c'è sicuro che io devo andare là. Ma forse hai ragione, si stava parlando di una scissione con Laurenti, quindi la faccio che... No, io vado là per cantare per... Ma mica capite insomma, no? Non ha capito. Va bene, va lo stesso. Tu vai là per cantare comunque. E poi? E poi come concorrente mi hanno già chiamato, il 6 settembre già vado da Bonolis. Sì, poi. Spero che quest'anno ce Maria la potrò fare ad andare a Italia Got Talent. Quest'anno penso 100% sicuro. Però aspetta, vieni qua, non girare, girati verso il pubblico, non andare via. Lo sai te ne vai? Allora. Che faccio i paschi con te? E siamo appena a Ferragosto, purtroppo. Tu devi cantare. Allora che canti? Io sono da Pimello. Allora Anna Tatani, ragazzi di Pimello, la prima volta per chi canta, cosa? Non è altro che le parole, non lo so. No. No, una spina è una rosa.